Quali prodotti scegliere per ristrutturare in maniera naturale? Ciao, io sono Sara e questo è lo spazio di racconto di Terra e Baglia. Siamo al secondo episodio della miniserie per rispondere alle domande che riceviamo più frequentemente. Nello specifico, il tema di oggi riguarda come scegliere i prodotti e i materiali da utilizzare quando vogliamo ristrutturare e vogliamo farlo in modo naturale. Dopo il budget, che è l'argomento del primo video di questa serie, la seconda domanda forse che riceviamo più frequentemente è come scegliere i prodotti, quindi come scegliere l'intervento, magari se una casa ce l'ho già, da che cosa iniziare? Come già dicevamo altre volte e se hai già visto altri video, lo sai che non esistono risposte universali quando parliamo di materiali naturali. In generale, quando parliamo di costruzioni, cioè non c'è un materiale che sempre e in tutti i contesti è meglio di un altro. Quindi, questo video vuole darti tre linee guida che sono quelle che seguiamo noi stessi quando, insieme ai clienti e alle loro progettiste, scegliamo che materiali utilizzare. Per prima cosa verifica quali sono le necessità della tua ristrutturazione. Quindi, se vuoi fare un intervento per il risparmio energetico, quindi stai pensando a dei cappotti interni o esterni, bisogna capire quale grado di isolamento vogliamo raggiungere. Per alcuni bonus sappiamo che dobbiamo passare ad esempio alcune classi energetiche, per altri invece dipende da noi. Quindi durante la fase progettuale, soprattutto con i calcoli del termotecnico, riusciamo ad avere delle indicazioni rispetto alla questione, ad esempio, isolamento. Se non vogliamo fare il cappotto, possiamo invece pensare di sistemare alcune pareti interne, quindi valutare di rifare gli intonaci. Insomma, definiamo quali sono le caratteristiche del nostro intervento. Caratteristiche nel senso necessità. La seconda cosa che dobbiamo tenere in considerazione quando definiamo l'intervento è lo spazio che abbiamo a disposizione. Se ad esempio scegliamo di fare un cappotto interno, ma abbiamo a disposizione pochi centimetri perché gli spazi sono ristretti, la scelta dei materiali sarà inferiore rispetto a grosse volumetrie in cui invece possiamo permetterci qualunque tipo di spessore di cappotto. Per cui lo spazio disponibile ci aiuta a scegliere quale prodotto può fare più al caso nostro di altri. Terza e ultima cosa, ovviamente significativa, è il budget che abbiamo a disposizione. Incrociando questi tre elementi, le necessità, gli spazi a disposizione e il budget, si arriva a fare delle scelte che possono essere appunto dei compromessi, ma a me piace più guardarli come delle vie intermedie rispetto a questi tre parametri che sono e che definiscono la nostra situazione di partenza. Incrociando questi dati, i prodotti che possiamo selezionare sono davvero, cioè iniziano a ridursi rispetto all'ampia gamma di possibilità che abbiamo senza tenere in considerazione questi parametri. Per cui scegliere il prodotto quando abbiamo risposto a queste tre domande è assolutamente più semplice. Per concludere, possiamo fare una carrellata di materiali che abbiamo usato e che possono essere interessanti da tenere in considerazione durante le ristrutturazioni, che sono, se vogliamo fare dei cappotti interni o esterni, la fibra di legno, che ha diversi spessori a seconda appunto dell'intervento che vogliamo fare, che si abbina a dei sistemi di riscaldamento che possono andare a parete sopra la fibra o anche semplicemente a degli intonaci di terra cruda. In alternativa ai pannelli di legno, in fibra di legno abbiamo anche pannelli in fibra di canapa o anche pannelli di sughero. Appunto, per scegliere quali di questi tre prodotti più usare, ci rifacciamo ai tre parametri di cui abbiamo discusso in questo video. Come finiture interne, molto spesso noi consigliamo gli intonaci di terra cruda. Ma siamo di parte, ovviamente. Non solo perché siamo di parte, la terra cruda è un ottimo materiale da utilizzare nel rifacimento degli intonaci durante le ristrutturazioni per dare una nuova aria alla casa e dare un'aria naturale alla casa in modo molto semplice e si possono usare al 90% dei casi.
Bene, siamo arrivati anche alla fine di questo secondo episodio della miniserie sulle risposte alle domande che riceviamo più frequentemente. Ci sentiamo prestissimo con il terzo episodio. Ti ricordiamo prima di salutarti che abbiamo una newsletter mensile in cui raccontiamo i cantieri in cui stiamo lavorando e i progetti che abbiamo in cantiere, fuori dal cantiere. E a breve ce ne sarà uno e questi video appunto sono anche per raccontarti questo nuovo progetto, per cui se vuoi rimanere aggiornata, aggiornato, ti lasciamo il link della newsletter qui sotto. Noi ci sentiamo prestissimo. Ciao!